Buonasera a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vorrei parlare delle carte di credito e delle carte di debito. Farò un quadro generale delle varie tipologie e soprattutto dei costi che queste hanno, con alcuni consigli pratici anche nati così dalla mia personale esperienza, insomma, in questi anni. Avevo già parlato di questo argomento quando ho accennato ai vantaggi del contante, in particolare nel video che avevo chiamato Elogio al contante e in cui ricordavo ciò che la stessa Banca Centrale Europea e la Bundesbank tedesca, cioè la Banca Centrale della Germania, ricordavano i vantaggi appunto del denaro contante, in particolare proprio per le persone diciamo con minore disponibilità, e questo un po' contrasta con quella che è la, così, la narrazione dei media, spesso così incoraggiata anche dalle banche o anche dai governi che magari hanno interesse così nel controllo ovviamente dei cittadini. Sicuramente anche nel combattere l'evasione fiscale, ma si è visto e si è dimostrato che tante volte il grosso dell'evasione fiscale purtroppo avviene magari con società offshore, tante volte anche eludendo legalmente la legge, insomma, sfruttando i paradisi fiscali, eccetera. In particolare una possibilità offerta alle grosse società, agli individui molto ricchi che appunto legalmente possono trasferirsi facilmente in paesi anche europei della nostra Europa unita, che appunto sono ben felici di applicare aliquote bassissime. Si è visto il caso per esempio dell'Olanda, del Lussemburgo, dell'Irlanda. Ma in realtà ogni paese europeo, a Malta, Cipro, chi più chi meno, insomma, ha chiaramente, giustamente per certi versi, delle nicchie, crea delle nicchie di favori fiscali per attirare capitali. Quindi in realtà il grosso, diciamo, più che dell'evasione, tante volte anche semplicemente della sottrazione di, così, di tasse da paesi magari con alta tassazione come l'Italia, avviene in modo legale o comunque, diciamo, attraverso operazioni transfrontaliere. Quindi il contante in realtà ha un impatto molto limitato. Spesso invece così si dice o si fa credere che già se non ci fosse denaro contante non ci sarebbe evasione fiscale. Così non è in realtà. Questa è una premessa che volevo ricordare. In realtà, diciamo, il poco utilizzo del contante, soprattutto per i piccoli pagamenti, ha dei vantaggi per le società, di, appunto, che gestiscono questi pagamenti elettronici, le banche, chiaramente. Quindi avevamo visto, insomma, ecco, le ragioni di questa mia così personale, difesa, ecco, diciamo, del denaro contante. Che magari, soprattutto secondo me, per le piccole transazioni quotidiane ha un senso, anche per mantenere così un minimo di privacy nelle nostre vite, non solo intesa nel dire magari il governo o banche private o società private che possono rivendere i nostri dati, le nostre preferenze. Sanno ciò che compriamo, uno dice vabbè, che mi importa se sanno, non so, la marca di yogurt che compro, quanto a spesa faccio. A parte si è visto che tante volte il problema è che vengono utilizzate così per delle presunzioni fiscali che spesso creano anche dei problemi anche ai magari contribuenti onesti che pagano tutte le tasse. Però tante volte così questi complessi algoritmi dell'Agenzia delle Entrate spesso ritengono che magari se una persona ha fatto determinate spese su certe cose in un certo periodo, allora automaticamente così salta l'avviso, la cosiddetta red flag, usando il termine tecnico, c'è cioè la bandierina rossa che avverte il fisco che magari quella persona è a rischio di evasione. E tante volte poi è il contribuente che deve dimostrare di non essere così un evasore fiscale, anche se non lo è. Diciamo
ci sono tante situazioni legali, ma magari non so, di persone che hanno bassi stipendi, ma che magari hanno così i genitori o magari il partner benestanti e quindi magari di fatto sono mantenuti. Oppure magari persone, io conosco per esempio una persona che aveva ricevuto una grossa eredità, ci ha comprato una bella macchina, dopo poco è stato chiamato dal fisco per giustificare questa macchina, non so se era una Ferrari, qualcosa così, e dimostrarlo. Poi lo ha dimostrato, alla fine non ha avuto particolari problemi, ma non è simpatico essere convocati, dover giustificare, chiaramente non è che è una chiacchierata, insomma, poi vogliono qui, vogliono là. Quindi insomma, tante volte ecco, questi meccanismi, non solo per le spese grandi di chi si compra una Ferrari, ma anche appunto chi magari avevamo visto, non so, il redditometro, queste cose, segnalavano anche, non so, ristoranti di lusso, palestre, spa, spese di oltre un certo importo, magari, non so, una borsa firmata per una ragazza, non lo so, cose così. E quindi ecco, diciamo, non è che necessariamente uno deve fare niente di male, ma è un meccanismo di controllo di fatto, per non parlare appunto delle società che si vendono i dati e rischi di hackeraggi con informazioni, eccetera. Oggi però, diciamo, fatta questa premessa che ho voluto così brevemente ricordare sui vantaggi del denaro contante, anche in termini di libertà, avevamo visto per esempio sui rischi delle potenziali valute digitali, che un sistema senza denaro contante consentirebbe ad uno Stato, magari non democratico, ipoteticamente di dire tu ti considero un dissidente, hai scritto delle cose che non mi piacciono, per un mese ti blocco i pagamenti, oppure puoi comprare solo cibo e solo di questo tipo per 2 mesi, così ci pensi 2 volte prima magari di criticare il regime o qualcosa. Oppure magari creare il denaro a scadenza, avevamo visto, per cui o spendete questo denaro entro tot, ovviamente magari solo per alcuni cittadini e non altri, oppure sparisce, oppure fare del denaro magari con tassi di interesse negativi, se non spendete perdete il 10% all'anno e cose del genere. Chiaramente il rischio di questi meccanismi, oltre l'arbitrarietà totale, è il fatto che potenzialmente creano un sistema dove nessuno di noi può risparmiare, nessuno di noi può accumulare un patrimonio, magari investirlo, farlo fruttare, a beneficio, ecco, sempre di un ipotetico regime non democratico che magari ha tutto l'interesse dei cittadini così, che magari prendono ogni mese magari una cifra fissa che lo Stato gli dà, un po' come era negli ex regimi comunisti, ma non accumula mai una potenza economica tale da dargli libertà, autonomia, possibilità, opzioni di fare magari, non so, attività economiche, attività di propaganda che magari non piacciono al governo. Chiaramente, adesso non ricordo chi aveva fatto questa citazione, ma si evidenziava in passato che il fatto che per esempio nei regimi comunisti, ma ovviamente questo vale per tutti magari regimi anche non tanto democratici, destra o sinistra ovviamente, magari nell'interesse del potere totalitario che l'individuo sia in uno stato di perenne bisogno, dicevano questo tante volte non era così un inconveniente di un regime centralizzato e così autoreferenziale, ma il fatto che non vi fosse abbondanza di beni, anzi carenza di beni, carenza di risorse, distraeva le persone dal difendersi a livello giuridico, legale, dai soprusi, magari fare polemica politica, organizzare attività magari di disobbedienza civile, lotta per i diritti civili, tutte cose che chiaramente quando il pensiero principale è sfamare sé la propria famiglia vengono meno e quindi era funzionale a quello tante volte. Quindi ecco perché al di là ecco del denaro contante, dell'autonomia finanziaria, della tutela della proprietà privata,
questo canale così di finanza personale cerco di interpretarlo anche come veramente un mezzo anche di libertà personale, perché i soldi, come dico sempre, secondo ovviamente il mio punto di vista, non servono così per dire di poterli avere, per arroganza, per status, per sbatterli in faccia magari a qualcuno, ma secondo me sono essenzialmente uno strumento di autodifesa personale e anche di tranquillità, di darci così delle opzioni che magari chi purtroppo ha carenza di mezzi anche economici non ha tante volte, e quindi in un certo senso di libertà personale. Ecco perché secondo me è molto importante, personalmente, chi più, chi meno, chi con tanti soldi, chi con meno, avere una propria autonomia economica, proprio per la propria libertà personale, soprattutto in periodi come questo che sono, diciamo, complessi, tanti valori vengono rimessi in discussione, tanti diritti costituzionali, non solo in Italia, ovunque, anche se magari il cambiamento c'è fino a un certo punto, non è, insomma, che siamo gettati in un regime. Però dei discorsi anche tra le persone che magari erano impensabili fino a 2 o 3 anni fa, oggi sono considerati così normali. Quindi c'è una rimessa in discussione di tutti i nostri valori fondanti della società, della coesione sociale, che potrebbero essere a rischio, insomma. E quindi in un periodo così, secondo me, è particolarmente importante avere una propria autonomia anche materiale, economica, per darci così più tranquillità, ecco, diciamo questo. Fatta questa premessa, diciamo, sulla libertà personale, vorrei parlare però brevemente anche delle carte di credito e delle carte di debito. Al di là, ecco, dei benefici del contante, questi sono strumenti che, a mio avviso, comunque è importante conoscere, sapere che esistono. Anche perché hanno delle determinate funzioni, magari migliori del contante in determinate circostanze. Quindi io penso che ognuno di noi dovrebbe sempre tenere più opzioni possibili. Il contante è sicuramente una di queste per tutta una serie di attività quotidiane, ma per altre attività quotidiane può avere senso invece il pagamento con carta di credito, per esempio. Oppure carta cosiddetta di debito o quello che genericamente chiamiamo bancomat, anche se circuito bancomat è solo una parte delle carte di debito. Allora, essenzialmente la carta di debito è, diciamo, uno strumento di pagamento che addebita automaticamente per ogni operazione subito la cifra che abbiamo speso sul nostro conto corrente. Quindi, appunto, funziona essenzialmente che noi facciamo un prelievo o anche un pagamento, per esempio, in un negozio e automaticamente, entro un giorno circa, quella specifica somma viene sottratta dal nostro conto corrente. Viene sottratta, diciamo, esattamente la stessa somma che paghiamo. E il guadagno in questo caso è solitamente per la società che gestisce i pagamenti e tutto a carico del venditore. È per questo che in alcuni negozi vediamo spesso magari un cartello dice no bancomat, no carte di credito sotto certi importi, perché tante volte le commissioni che paga chi ci vende il bene o il servizio sono comunque importanti sia in percentuale del pagamento che ricevono, sia anche per tutta una serie di balzelli che ovviamente se si paga in contanti non si hanno, per esempio il costo del POS oppure il noleggio, il servizio così di gestione del pagamento elettronico che è spesso gestito da alcune società private o banche o comunque di gruppi bancari. Il fatto che devono avere un conto corrente a quel punto necessariamente associato a tutti i pagamenti elettronici e questi costi che apparentemente sostiene il negoziante o non so, il ristoratore, insomma, l'esercente, diciamo, chiaramente poi devono essere scaricati sul cliente, ovviamente, quindi i soldi che sembra che spende lui, in realtà poi ovviamente per forza di cose deve addebitarle al cliente, quindi paghiamo di più e siamo noi di fatto a pagare per questo meccanismo. Ecco perché ritengo che per i piccoli pagamenti,
sia personalmente, questa è la mia opinione, è ridicolo pagare con carta di credito e di debito se uno prende il caffè e cose così. In realtà tante società di carte di debito, carte di credito, adesso emettono le cosiddette carte, cosiddette contactless, che penso più o meno tutti avrete sentito, ormai quasi tutte le carte di credito e di debito hanno questo sistema. Cioè un microchip, solitamente RFID, che si avvicina al lettore senza dover passare la carta, inserire il codice, fino a certi importi, solitamente 25 euro, mi sembra che adesso forse l'hanno aumentato, era fino a poco fa 25 euro. Comunque si avvicina la carta al lettore e automaticamente suona il lettore e fa il pagamento per importi limitati automaticamente. Questo ha dei vantaggi sicuramente di comodità e è fatto proprio per fare in modo di incentivare anche i pagamenti per piccolissime somme con carte di credito, non solo cifre importanti. Chiaramente questo secondo me per l'esercente ha un costo, soprattutto per le piccole e medie attività, quindi io quello che consiglio sempre ai miei amici, se andate su un piccolo negozio, un piccolo ristorante in generale, io lo faccio quasi sempre, pagate in contanti. Ovviamente se uno magari dice fa una mega spesa e ha 350 euro di spesa, magari paga con carta di credito, anch'io lo faccio ovviamente, o di debito, ecco. Avevamo visto appunto la carta di debito, vediamo invece più nel dettaglio le cosiddette carte di credito, quali sono e come funzionano. La carta di credito si basa su un meccanismo per cui appunto noi che paghiamo riceviamo un credito, cioè facciamo sempre il pagamento presso l'esercente come se fossimo con una carta di debito, il cosiddetto bancomat, ma in realtà non c'è subito l'addebito sul conto corrente, ma questo addebito nelle cosiddette carte di credito a saldo avviene dopo un certo periodo, generalmente nel mese successivo, per cui tutto quello che abbiamo speso poi ci viene addebitato dopo un mese, ecco, non subito. E questo meccanismo funziona essenzialmente attraverso un credito che riceviamo dalla società che gestisce la carta di credito. Per cui noi, diciamo, loro anticipano i soldi, quindi sono loro che pagano l'esercente all'inizio, non noi, e poi a fine mese noi, quando ci inviano l'estratto conto, solitamente con addebito automatico sul nostro conto corrente, paghiamo insieme tutta la somma del mese precedente. Ecco, questo è il meccanismo della carta di credito. E paghiamo, solitamente con la carta di credito, si paga soltanto la somma che abbiamo effettivamente speso. Allora appunto uno dice, dov'è il guadagno della società di carta di credito? Il guadagno sta essenzialmente in due fonti. La prima sono comunque le commissioni e i costi che ricevono da noi, per cui noi magari abbiamo sì un addebito soltanto delle somme che abbiamo speso nel precedente mese, ma le carte di credito hanno solitamente un costo fisso che paga il cliente. Quindi a seconda poi del tipo di carta di credito, anche del limite di spesa che autorizza, no? Più è alto, più ovviamente la società di carta di credito assume dei rischi e più ovviamente la commissione è alta. Alcune carte di credito, come per esempio l'American Express, anche altre che hanno importi oltre, per esempio quelle d'oro, quelle platino cosiddette, che consentono praticamente spese o illimitate addirittura o comunque molto molto alte, hanno delle commissioni, un canone annuo abbastanza consistente, insomma, che va valutato in alcuni casi in base alle esigenze che noi abbiamo con la carta di credito. Perché oltre al vantaggio di anticiparci soldi e certe spese, la carta di credito, a volte la società di carta di credito, ha anche per esempio dei programmi cosiddetti a punti, appunto il più famoso è quello dell'American Express, ma soprattutto in altri paesi, negli Stati Uniti, anche altre società di carte di credito, altre banche hanno
dei meccanismi a punti, per cui più si spende e soprattutto su certi ambiti della spesa si accumulano dei punti che consentono di avere il cosiddetto cashback, che non è quello del governo, non c'entra niente, cioè in pratica ogni, ad esempio, non so, 1.000 euro di spese si ha diritto, se si vuole, a uno sconto, per esempio, non lo so, di 5 euro, faccio un esempio. Per cui uno dice, vabbè, ma è pochissimo. Sì, però comunque, se uno tanto quei soldi li deve comunque spendere, non ha spese ulteriori di commissioni o altro, e comunque la società di carta di credito sconta qualcosina, per cui il mese successivo si può dire scontami qualcosa di questo cashback, per cui si paga un pochino meno di quello che si sarebbe dovuto pagare normalmente. Oppure hanno anche dei programmi a premi, a punti. Inoltre, queste carte di credito, soprattutto con questi programmi premium, eccetera, solitamente hanno anche delle convenzioni con alcuni esercenti, per cui magari si ottengono sconti particolari su certi settori, biglietti aerei, alberghi, oppure a alcuni negozi, alcune spese con sconti speciali solo per chi ha quella carta di credito e quel programma. O ancora proprio dei programmi a punti per avere dei premi, per esempio. Quindi ci sono dei vantaggi, alcune società come faccio sempre American Express, ma adesso perché ho sentito di quello, ovviamente ce ne sono tantissime altre, hanno anche per esempio compreso in questo canone anche abbastanza consistente annuo, magari delle opzioni di, non so, accesso gratuito alle lounge degli aeroporti, per cui magari si ha diritto così a delle stanze riservate, oppure magari assicurazioni di viaggio, assicurazioni sugli oggetti acquistati contro furti e così via di tutto, insomma. Quindi dipende la vita che fate, dipende cosa vi interessa, ma alcuni di questi programmi per alcune categorie di persone, penso, non so, a chi viaggia molto, oppure agenti di commercio, magari imprenditori, altre categorie, possono essere interessanti, ecco, e magari giustificare anche ampiamente il costo del canone annuo, ecco. Quindi per questo dico, non è che il giudizio è negativo a prescindere. Soprattutto se magari si fanno spese con la carta di credito che tanto comunque si dovrebbero fare, per esempio chi acquista online. Quando si acquista online con carta di credito o di debito, solitamente si è obbligati a pagare in quel modo. Ci sono anche altri pagamenti come ad esempio PayPal, che può prevedere anche un addebito direttamente sul conto corrente. C'è la possibilità anche lì di pagare in contanti, in contrassegno, c'è la possibilità di pagare in contanti con Amazon, per esempio, portando i contanti da determinati esercenti convenzionati, per cui magari si può pagare, fare un acquisto su, per esempio, Amazon o anche altri siti. E poi pagare direttamente o con una carta prepagata, pagata in contanti, quelle usa e getta, oppure per esempio lasciare i contanti a dei negozi o soggetti autorizzati, per cui poi autorizzano la spesa. Quindi in realtà il contante si può utilizzare anche per gli acquisti online, come dicevo, anche il pagamento in contrassegno. Se acquisto online, tanti negozi online consentono la possibilità di pagare al postino quando si riceve la merce, talvolta solitamente con un piccolo, diciamo così, aggiunta, magari di 1 euro, 2, o a volte anche gratuitamente, previsto il contrassegno. Quindi ci sono 1.000 opzioni, però può essere comodo anche l'utilizzo di carta di credito e di debito. Vediamo adesso, come dicevo, i costi che può avere una carta di credito o di debito. Come dicevo, loro guadagnano da due cose: dalle commissioni che prendono dal cliente e, in secondo luogo, dalle commissioni che prendono dall'esercente, spesso molto alte. E alcune società di carte di credito, infatti, noto,
che quando si va a negozio casualmente dicono: no, questo ha rotto il terminale, non ce n'ha un'altra, probabilmente perché magari danno dei benefici al cliente, ma magari poi si rifanno sugli esercenti. Quindi vedo che a volte alcune carte di credito non sono amate. Però ecco, diciamo, comunque ognuna ha il suo mix. Come dicevo, possono prevedere o delle commissioni fisse annue, solitamente hanno anche un costo di emissione fisso, molto, soprattutto quelle legate alle banche, per cui quando andate in banca vi propongono la loro carta di credito, ma ovviamente potete farne anche altre, indipendentemente da dove avete il conto corrente, ma magari loro vi propongono la loro convenzionata, che magari è anche gratuita o ha un canone basso, ma prevede solitamente un costo di emissione. Come dicevo, poi c'è il costo del canone. Inoltre vi è un costo di 2 euro per ogni estratto conto che supera i 77 euro e qualcosa, insomma le vecchie 150.000 lire. E quindi anche in questo caso ogni estratto conto comunque ha un costo, seppure quello non va alla società di carte di credito, ma diciamo alla tassazione. Quindi ecco, soprattutto se il vostro obiettivo, diciamo, non siete persone particolarmente, non dico facoltose, ma che magari non avete una vita molto movimentata, andate in giro, spendete, viaggiate, avete bisogno così anche di una carta accettata in tutto il mondo, ma magari siete persone tranquille, avete il vostro lavoro, state più o meno nella stessa zona, potete fare così qualche acquisto online, solitamente ecco. Andate a fare spesa, più o meno vivete a casa, uscite ogni tanto con gli amici. Io rivaluterei magari carte di credito proprio o di averle, secondo me, magari usate solo la carta di debito che vi danno solitamente col conto corrente, oppure potete, secondo me, magari avere una carta di credito più economica possibile. Soprattutto se non sfruttate tutti i vantaggi e benefici che danno società di carte di credito più alte, magari, cioè nel senso con limiti di spesa più alte, assicurazioni, convenzioni, eccetera. Quello valutate voi. Io sinceramente ho anche carte di credito oro, addirittura ce n'ho una oro. E diciamo così, il ricordo di quando potevo viaggiare prima di tutta questa situazione e effettivamente le sfruttavo come assicurazioni di viaggio, come magari convenzioni, sconti, benefici e facevo dei calcoli e vedevo che nonostante il costo annuo del canone era molto alto. In realtà, se sommavo tutti gli sconti che ottenevo, il costo dei servizi che comunque sfruttavo, eccetera, alla fine erano convenienti per assurdo. Quindi, un po' il detto chi più spende meno spende, ovviamente dipende dalla vita che fate. Negli ultimi 2 anni ho mantenuto quella carta di credito, così forse un po' più per, nella speranza di poter tornare a viaggiare o comunque. Magari ecco diciamo forse così anche un po' per abitudine, però effettivamente già negli ultimi 2 anni non giustificava il costo che invece magari aveva quando viaggiavo con mia moglie, ci muovevamo spesso, anche magari viaggi vicini economici, ma comunque con tutta una serie di protezioni, di tutele che offre. Quindi veramente si tratta di una scelta molto molto personale e che dovreste valutare con cura, ecco, senza farvi convincere dall'impiegato di banca e tante volte neanche farvi convincere a fare quella così legata al conto corrente, perché non è che è obbligatorio ovviamente avere una carta di credito. Tante volte c'è il bancomat, anche quello non sarebbe obbligatorio, ma può essere comodo soprattutto per i prelievi di contante. Quindi io quello lo farei a prescindere. La carta di credito, secondo me, io penso nell'80% dei casi delle persone che conosco, della vita che fanno, non serve, non ce n'è bisogno, ecco. Soprattutto adesso che i bancomat fanno molto.
Ovviamente valutate voi, è una scelta soggettiva e può avere anche senso invece farla. Ecco, io stesso l'ho fatta pur nel mio amore per il contante e tutto, però in certi casi è un mezzo da usare, come ritengo che sia, a mio avviso, stupido pagarsi un gelato con la carta di credito, la bottiglietta dell'acqua, come molti ostentano di fare, quasi così per far vedere che sono moderni. Secondo me è una cosa che ha poco senso. Altrettanto non ha senso, secondo me, fare un acquisto online e tutto, e poi magari andare sul negozio a pagare in contanti per quello. Allora, se uno ne fa tanto, se lo fai ogni tanto, sì, se uno lo fa così sempre, è più la scomodità che altro, secondo me. Ecco, dipende dalla vita che fate. Un ultimo accenno lo vorrei fare sulle cosiddette invece carte di credito revolving, che riguardano la possibilità di pagare a rate la cifra che dovete alla banca. Infatti, se malauguratamente nella carta saldo non riuscite a pagare la somma che dovete per il mese precedente, perché magari nel conto corrente non ci sono abbastanza soldi o cose del genere, a quel punto, diventando tra virgolette insolventi verso la società di carte di credito, solitamente vengono applicati interessi di mora anche molto molto alti. Quindi state assolutamente attenti, assicuratevi sempre che la somma dovuta, il saldo, come si è detto, della carta di credito sia sempre coperto da una somma nel vostro conto corrente. Questo è fondamentale il giorno che verrà addebitata tale somma. Ecco, questo è molto importante. Verificatelo, perché persone che conosco anche per distrazione poi hanno avuto dei problemi, il rischio di segnalazioni di essere un cattivo pagatore o comunque scocciature e costi molto alti di così interessi di mora o altro. Ecco, quindi state molto attenti anche con le carte di credito a saldo. Poi vi sono le cosiddette carte di credito revolving, che invece proprio prevedono per contratto la possibilità non di dover pagare tutto il mese successivo, ma la possibilità di pagare la somma che dovete a rate. E queste hanno solitamente un costo più alto, sia proprio di così commissione, costo di emissione, eccetera, ma anche molte di esse prevedono un tasso di interesse a quel punto sulle somme che dovete pagare, appunto come se la società vi fa un prestito a fronte dei quali, un prestito al consumo, dovete pagare degli interessi, anche talvolta molto alti rispetto magari a quelli, non so, del mutuo sulla casa. Appunto, come se fosse credito al consumo di fatto. Quindi, questo tipo di carte di credito, tante volte sono sconsigliate perché determinano un costo molto molto alto per il cliente, solitamente. Poi vi invito sempre a leggere il contratto, andare sui siti internet delle carte di credito, leggere bene le condizioni. Solitamente trovate il contratto con tutte le condizioni dettagliate. Ecco, però è importante starci anche lì molto molto attenti sui costi e sugli interessi che applicano sulle carte revolving, che però anche queste per certe esigenze possono avere un senso, quindi non è che vanno, secondo me, demonizzate a prescindere. Se magari dovete, che ne so, sostenere una spesa grossa, per esempio rifare la cucina, faccio un esempio, magari costa migliaia di euro e magari voi avete uno stipendio mensile fisso, siete tranquilli più o meno di poterlo ripagare, ma non avete la possibilità magari di pagarla a rate perché magari il venditore non lo consente, oppure non avete credito al consumo, perché magari sono tante spese piccole, ma che nel complesso diventano pesanti. Per esempio, ecco, dovete arredare casa, dovete comprare il televisore, il frigorifero, altri elettrodomestici, tutti singolarmente. Non è che per ognuno fate il pagamento a rate, potete fare tutto il pagamento con la carta revolving e poi quella somma magari ripagarla un po' al mese, anche magari accettando un tasso di interesse un pochino alto. Ma a quel punto potete così comprarvi subito le cose e ripagarle pian piano. Ecco, quindi non è che è necessariamente uno strumento negativo. C'è gente che magari vuole togliersi uno sfizio, farsi una bella vacanza,
e durante l'anno la ripaga col credito al consumo. Sono scelte personali, certo, diciamo che obiettivamente determina a livello così come scelta di finanza personale è un po' discutibile. Però ognuno di noi, come dico sempre, giustamente con i propri soldi fa quello che vuole. Magari ci sono persone che magari vogliono fare una vacanza per un anniversario o per un'occasione speciale, oppure uno dice: ho il sogno magari di andare in un posto e almeno una volta nella vita ci voglio andare, per loro è importante, possono utilizzare questo strumento per ripagare la rate. Se magari chi vi vende quel bene o quel servizio non prevede il pagamento a rate. Ecco, quindi anche la carta revolving non è necessariamente collegata così a chi magari è un irresponsabile che così si indebita per comprare stupidaggini. Dipende sempre, fate sempre ogni spesa ragionandoci, leggete bene i contratti. Io ecco, spero di avervi dato un quadro generale, non sono andato troppo nel dettaglio, ma come dico sempre, se volete approfondire qualcosa, magari volete un video specifico su qualcuno di questi aspetti, fatemelo sapere. Anche, non so, per esempio su altri strumenti di pagamento nuovi, come, non so, PayPal, che poi vabbè, ormai esiste da molti anni, ma insomma, o altri sistemi di pagamento. Se volete, fatemi sapere come sempre nei commenti, scrivete sotto. Vi invito a iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, cosa, ecco, come vivete la questione del denaro elettronico, le carte di credito, le vostre esperienze personali, anche dei rischi eventualmente. Ecco, insomma, fatemi sapere cosa ne pensate. Io per questo video vi saluto e vi ringrazio. Ciao a tutti.